Continuem, continuem, la, les intervencions d'aquesta tarda. Ja és la última eh, que ens, ens parlarà la doctora Rosella Godret sobre les darreres investigacions historiogràfiques del Sant Jeroni a Montserrat. Rosella Godret és ex-superintendent especial dels Museus de Roma va, va tenir la llicenciatura en Història de l'Art a la Universitat de Roma, on es va graduar amb Cesare Brandi i el postgrau d'Història d'Art Medieval i Modern. Va ser professora de la Universitat de Calàbria i de la Sapienza, també de Roma, i és autora de numeroses publicacions, particularment en relació amb la pintura del segle XVII, d'una monografia sobre Caravaggio i ha col·laborat en la publicació del catàleg de la Galleria Nacional d'Art Antica del Palazzo Barberini. La doctora Bodret és de les persones que més coneix aquest quadre perquè ha realitzat les últimes investigacions li agraïm moltíssim que estigui avui amb nosaltres i el quadre tindrà un viatge pròximament el 28 de setembre a l'exposició a Milà i allà ens explicarà també les últimes investigacions. Gràcies, Emile, doctora. Gràcies. Gràcies, Artur. Grazie a Padre Lapiana per avermi invitato qui e Raul Magic Che ha organizzato tutto alla perfezione. Io oggi, come ha accennato eh, Arturo Ramon, eh, vi parlerò di queste ultime indagini che sono state fatte sul San Girolamo di Monserrat in vista della sua esposizione alla mostra Dentro Caravaggio che eh, si inaugurerà a Milano alla fine di settembre di quest'anno saranno esposte circa 20 una ventina di eh, capolavori autografi di Caravaggio ognuno eh, con le analisi eh, tecniche diagnostiche che sono state eh, eseguite eh, per, appunto in vista di questa mostra la, la, questa ricerca nasce nel 2009 e eh, ha riguardato tutte le, le 22 opere romane autografe di Caravaggio. Eh, questo primo step di ricerca è stato pubblicato eh, in due volumi nel 2016. E adesso andiamo avanti con questo discorso con le ultime analisi che riguarderanno appunto tutti i dipinti che sono stati prestati alla mostra Dentro Caravaggio. Quindi, appunto, questo tra l'altro questa ricerca che è stata promossa dal Comitato nazionale per il quarto centenario della morte di Caravaggio, appunto iniziata nel 2009, e è proseguita negli anni successivi, e sta consentendo di delineare in maniera diciamo piuttosto interessante quella che è stata la particolarissima tecnica esecutiva di Caravaggio. Una, una tecnica di la tecnica di Caravaggio non è particolarmente nota lui non aveva allievi, non, non ha mai voluto una scuola e quindi però centinaia e centinaia di artisti di giovani artisti eh, all'inizio nei primi decenni del Seicento vennero a Roma proprio per vedere le sue opere e imparare quello che fu il suo metodo che noi adesso andiamo a scoprire allora, questo naturalmente è il vostro magnifico quadro e questo riassume quello che ho detto, cioè l'intervento illustrerà i risultati emersi dalle analisi tecniche effettuate sul dipinto il 19 aprile del 2017 in vista dell'esposizione del quadro. Alla mostra Dentro Caravaggio, che verrà inaugurata nel Palazzo Reale il 28 di settembre prossimo. Alla mostra saranno esposti circa 20 capolavori autografi, ognuno dei quali corredato da nuove indagini tecniche eseguite appositamente, al fine di capire e comprendere quella che è stata la particolare tecnica esecutiva del grande pittore lombardo. Le analisi avevano come scopo la ricerca di elementi che consentissero l'inserimento del San Girolamo nell'iter tecnico esecutivo di Caravaggio ed eventualmente la precisazione della sua datazione. Ecco, ho preparato una premessa perché forse non tutti sanno che cos'è la diagnostica artistica, allora, ho fatto un, po un, 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 un quadro riassuntivo. Allora, la diagnostica artistica è un metodo di studio che si basa sulle analisi scientifiche, che in analogia con le indagini mediche, nasce dalla medicina tutto questa, questa, questo filone di studi, forniscono informazioni non desumibili ad occhio nudo, sia sulla tecnica esecutiva, sia sullo stato di conservazione delle opere d'arte. Gli strumenti della diagnostica artistica sono simili a quelli usati in campo medico e utilizzano l'intero spettro di radiazioni elettromagnetiche, sia visibili all'occhio umano come la luce, e facciamo macrofoto, microfoto, foto a luce radente, sia invisibili come i raggi X, gli infrarossi e gli ultravioletti. Accanto alle radiazioni si utilizzano anche metodologie di tipo chimico-fisico, tra cui le stratigrafie. Si tratta di prendere un po', vediamo che cos'è. La diagnostica artistica integra. Offrendo nuove informazioni non visibili e nuovi elementi di valutazione, l'analisi visiva da parte degli esperti, il cui contributo nell'identificazione delle caratteristiche stilistiche resta comunque fondamentale per la conoscenza delle opere d'arte. Questo è per sgombrare il campo. Di alcune polemiche che in Italia si sono sollevate spesso, cioè è chiaro che l'occhio del conoscitore, dell'esperto è quello che determina il riconoscimento di un'opera d'arte. Poi tutte queste che sono analisi eh, aggiuntive eh, aiutano, precisano, però non si possono in alcun modo sostituire. L'applicazione delle tecniche scientifiche alle opere d'arte è nata nell'Ottocento. Ed è divenuto nel tempo appunto un aiuto prezioso al lavoro dei conoscitori, e indagando la materia fisica di un'opera consente un'approfondita analisi della tecnica esecutiva dell'artista, che in genere è peculiare, come se fosse una scrittura o la firma, e costituisce una parte importante nel riconoscimento delle caratteristiche di un'opera d'arte. Vediamo quelle che sono brevemente. Allora, le principali tecniche di indagine sono la fluorescenza indotta da radiazioni UV. Non sono visibili all'occhio umano, e innesca processi di luminescenza sulla superficie del dipinto e assume colore e intensità differente in funzione dei differenti materiali costitutivi. L'osservazione e la documentazione fotografica di questa fluorescenza UV ultravioletti. Consente di ottenere informazioni immediate circa eventuali disomogeneità superficiali riconducibili all'uso di pigmenti o leganti differenti o a ritocchi e ridipinture effettuati nei passati interventi di restauro. Serve a capire quali parti di un'opera sono originali e quali invece non lo sono. Questa è un'analisi molto temuta da tutti gli antiquari, che ovviamente. Ehm, perché va a, a, a individuare effettivamente se ci sono delle ridipinture. La seconda è la riflettografia IR infrarosso IR sta per infrarosso. Questa analisi viene seguita per rilevare l'eventuale presenza di disegno preparatorio. È un'analisi che va immediatamente sotto la, la, la pellicola pittorica e appunto rivela per esempio il disegno preparatorio, i cambiamenti, la sovrapposizione di stesure pittoriche. Ma anche può rilevare firme e iscrizioni per lo più percepibili sulla superficie pittorica. Non più percepibili sulla superficie pittorica. Le radiazioni infrarosse riescono a penetrare nella materia del dipinto per spessori leggermente maggiori di quanto non facciano le radiazioni visibili, cioè la luce, e possono rilevare quindi gli strati normalmente nascosti da quelli superficiali. Un strumento che invece va più a fondo della riflettografia infrarossa è la radiografia. Le radiazioni X indirizzate verso l'oggetto da indagare lo attraversano raccogliendo informazioni relative a tutti gli strati che lo costituiscono. Nel caso di dipinti mobili, l'analisi delle immagini radiografiche consente lo studio dettagliato di, dei supporti, per esempio la tela, o, e delle modalità di stesura della preparazione, rileva alcune forme grafiche preparatorie, come per esempio le incisioni, e modif e modifiche compositive, i ventimenti, e eventuali riutilizzazioni di supporti. Ancora la stratigrafia, passando invece a, non alle radiazioni ma appunto alla, alla, ad esami chimici. La stratigrafia viene prelevato con un bisturi un piccolo frammento di pellicola pittorica di dimensioni ampiamente inferiori al millimetro quadro, quindi proprio praticamente invisibile. Opportunamente preparato per l'osservazione al microscopio, consente lo studio della composizione e della successione stratigrafica di un dipinto. L'osservazione delle stratigrafie su sezione lucida, che poi vedremo, consente di definire spessore e colore di ciascuno degli stati che costituiscono il dipinto, come pure forma e colore della granulometria dei grani che sono dentro i colori che appunto sono lì contenuti. In associazione ad altre analisi consente anche di identificare i pigmenti eleganti utilizzati. L'ultima che utilizziamo è la fluorescenza dei raggi X, detta anche XRF, che è un'analisi non distruttiva e consente di identificare gli elementi chimici presenti nei punti analizzati senza prelevare alcun campione di materiale dell'opera. Questo tipo di indagine permette di ottenere informazioni relative ai materiali costitutivi, in particolare ai pigmenti utilizzati dal pittore. E qui è la fine della lezione sulla diagnostica. Allora, le analisi delle, sono state condotte da Claudio, Claudio Facucci e la sua assistente Claudia Maura nell'aprile del 2017. Le analisi che abbiamo eseguito sono state le seguenti, la radiografia, la diffratografia infrarosso, la fluorescenza dei raggi X, macrofoto e microfoto a luce diffusa e radente, stratigrafia su sezione lucida e XRF. Quindi questo diciamo, è il pacchetto base completo per l'esame di un'opera. Questi sono gli strumenti che, di cui eh, oggi ci avvarremo, soprattutto, non solo questi, però questi sono più importanti, questo naturalmente è il visibile, questa è la riflettografia, cioè questo primo esame che va subito dietro la pellicola pittorica e questa è la radiografia che va più a fondo della riflettografia, quindi sono due esami complementari e molto molto importanti. Gli esami tecnici che non sono stati già effettuati su questo dipinto. Quelli del 1992 li fece fare Mina Gregori in vista della sua mostra della Firenze e Roma, l'esame riflettografico e fluorescenza di raggi X, appunto che sono pubblicati in Caravaggio Come Nascono i Capolavori, appunto a cura di Mina Gregori, e nel 2005 c'è la radiografia e la fluorescenza UV. E, restauro di Elisa Moro del Museo del Prado di Madrid e ringrazio Anna Gonzalez Mozo per i, i materiali che mi ha generosamente voluto eh, dare. Come? Eh? Eh, lettura delle analisi. La lettura delle nuove analisi che oggi io vi propongo seguiranno gli strati in cui è composto il dipinto, a partire dalla tela fino ad arrivare alla pellicola pittorica, quindi per strati, perché per esperienza ho visto che questo è il modo migliore per poter capire le cose. La tela la telica è un'unica pezza molto fitta, 12x15 fili per centimetro quadrato e effettivamente rispetto alle tele diciamo, del tardo periodo romano dove dovrebbe essere collocato questo dipinto è un po' anomalo, di solito sono più eh, rade. Le misure 141x102 corrispondono sostanzialmente a quelle originali e questo è possibile vederlo. Per i segni dei chiodi del primo telaio, che sono chiaramente individuabili sulla tela. Contrariamente a quanto era sembrato in un primo momento, il San Girolamo non è in prima tela, ma è stato rifoderato probabilmente nell'Ottocento, non lo sappiamo, il telaio sembra ottocentesco, ma adesso. Anna Gonzalez mi dice che forse poteva essere anche della prima metà del Novecento. Quindi, insomma, non è facile eh, dare questa informazione. Alla stessa epoca era anche il telaio fisso, privo di farfalle, questi meccanismi che servono per mh, diciamo, tendere la tela che tende ad, ad afflosciarsi, che permettono di regolare la tela e introdotte in Italia verso la metà del, dell'Ottocento. Il telaio è stato sostituito nel corso dell'ultimo restauro del prato nel 2005. Visto su questa, sulle, quello che è successo nel restauro del Prado, perché ne parlerà, credo, domani Anna Gonzales. Sugli strati pittorici del San Girolamo è stato possibile individuare una serie di caratteristiche tecniche esecutive tipiche delle opere della maturità di Caravaggio che saranno esaminate e messe a confronto con quella di altre opere autografe riferite a questo stesso periodo. Quali sono le caratteristiche tecniche tipiche di Caravaggio che sono nel San Girolamo di Montserrat? Primo, la preparazione della tela. Come spessissimo succede in Caravaggio, la preparazione della tela, che è appunto l'imprimitura su cui poi viene costruito il dipinto, è data in due strati. Caravaggio lo fa spessissimo. Invece quello che è un po' più strano è il colore di queste preparazioni: che il primo è di questi strati di preparazione. Il primo è di un colore giallastro, il secondo rosso. Altro elemento tipico di Caravaggio sono le numerose, non solo di lui, ma insomma, le numerose incisioni fatte con uno strumento appuntito sulla preparazione che insieme a una serie di abbozzi chiari dati con il pennello e vari tratti di disegno a pennello compongono quello che è stato chiamato disegno dinamico che Caravaggio utilizza per fissare sulla tela lo schema della composizione, probabilmente con il modello davanti. Qual è questo disegno? Caravaggio, come sapete, non faceva disegni preparatori, o almeno non se ne conoscono. Quindi lui nel corso della sua carriera diciamo elabora una serie di espedienti per fissare sulla tela quelli che sono i tratti essenziali. E come fa a fissarli? Con le incisioni, con questi abbozzi chiari e con il disegno a pennello. Questi sono i tre strumenti che lui usa per fissare in tempi diversi la, lo schema compositivo della, della, del quadro sulla tela. Uh, poi ci sono, abbiamo trovato una serie di pentimenti che sono emersi dalla riflettografia e dalla radiografia che hanno interessato la testa, le gambe destra, il panneggio che la ricopre e la mano che regge il sasso. In realtà ce ne sono tantissimi, ma di diciamo, poco significativi, perché sono semplici spostamenti di dita, eccetera, che non ho neanche diciamo, messo, perché questi invece sono dei pentimenti strutturali importanti.